Buon Ferragosto, ragazzi. Bentornati. Lunedì. Grazie, HD. Lunedì 15 di un periodo folle. Più attesa del Ferragosto stesso, addirittura. Grazie. Che piacere avervi qui, con un hype train che raggiunge il... Che è successo al sub goal? Che raggiunge il livello 5 tra poco, tra l'altro, prima ancora che fosse cominciata la diretta. Il sub goal è invertito, in realtà Twitch è completamente impazzito, completamente impazzito. E mio malgrado, non sapremo mai quante sub io abbia. Non lo sappiamo, ragazzi. Non lo sappiamo. Lo scopriremo probabilmente a settembre. Ma il vostro supporto è reale, non preoccupatevi, non va perso. Semplicemente i numeri non contano più niente. Sono 3 giorni che faccio partire il sub goal a 1900 praticamente consecutivi. Quindi, who knows? Chien sabe? Ma Dio, che bella la scorsa diretta di The Witcher. Che bello è stato avanzare nelle quest, leggere, discutere, entrare in quella che vorrei fosse la vera qualità di queste condivisioni. Voglio proseguire, siamo nel clou dell'atto 2. Mi capita di pensare a quest'opera mentre sono a fare altro, e questo è un ottimo segno. No biking, grazie. E grazie a tutti, Phoebus Shiny, grazie del dono, Ophage, Olofage. Grazie della 10 mesi tier 1. Therat, welcome back. Tronchi, Azrael. Ohei, grazie ancora. Tra l'altro vedo che molte sub non sono state neanche contate da Streamlabs. Twitch, Dio buono, non posso neanche ringraziare i ragazzi. Ma se siamo all'hype train di livello 5, come fanno ad esserci 4 sub a schermo? Sono di più. Sono di più di buono. Perché è così difficile? Vabbè. Come sono i volumi? L'NHSR. Welcome back. Eccoci qua. Allora. Io direi, posso? Prego, signori, prego. So che piove, è fastidioso, ai Witcher frega niente. Il gioco è alto e lo abbassiamo. Cut. Allora. Torniamo qui. Voltiamoci. Journal. Allora. Tutorial nuovi non ce ne sono. Glossari. Cominciamo a leggere quello che ci offre tutto il progresso che abbiamo vissuto. Codringer e Fenn. Famosa coppia di investigatori, gestivano una società a Dorian fino alla loro tragica morte avvenuta in circostanze misteriose. Nel massimo periodo di splendore, gente proveniente da tutta Temeria si rivolgeva alla società. Se qualcuno aveva delle difficoltà, era nei guai o doveva risolvere dei problemi, bastava che si rivolgesse a Codringer e Fenn. Ben presto, però, qualcuno piuttosto sveglio riuscì a scoprire i loschi traffici dei due soci in affari. Oh. Essi ricevevano credito dalla banca senza alcuna assicurazione o garanzia, e alla fine sarebbero stati gli unici a intascare ciò che era dovuto alla società, e nel frattempo aveva dichiarato bancarotta. Ah, vabbè. Un classico. Fecero rilasciare il figlio di prigione, però sciolto da tutte le accuse per insufficienza di prove, anche perché, ammesso che le prove esistessero, quanto Bioware, la musica. Sparivano misteriosamente e i testimoni ritrattavano le loro deposizioni iniziali.
L'amante della moglie o il corteggiatore della figlia subirono fratture complesse a tre arti, incluso almeno un arto superiore, ovviamente in seguito a un incidente. Oh, non potrò gestire i mod da Windows, ok. Guinelush, grazie del raid. Grazie del raid. Ok. Sposto qua, metto l'hard disk qua. Postazioncina modding. Ok. Moderating più che altro. Un nemico con un rancore o qualcun altro particolarmente molesto veniva messo a tacere in fretta. Di solito spariva nel nulla, senza lasciare traccia. Ok. Ecco qua, è una divinità. Coram Agter, conosciuto come il ragno leonino, è una divinità malvagia che richiede sacrifici di sangue ai suoi adoratori. Il culto del ragno leonino è ufficialmente vietato ed esistono solo pochi luoghi al mondo dove i suoi seguaci possono dichiarare apertamente la loro fede. Temeria ha intrapreso una dura lotta per estirpare completamente questo culto, processando i suoi seguaci come assassini. Ok. Fra le numerose fedi degli abitanti del nord, la più diffusa è il culto di Melitele, la dea delle tre forme. Vabbè, easy. Ok, questo mi interessa più di tanto. Molto più di tanto. Gli elfi sono la razza più antica del continente, dopo quella degli gnomi. Essi crearono una magnifica civiltà, tanto che le più grandi città umane attuali, come Visima e Oxenfurt, furono fondate sulle rovine di quelle elfiche. Tipo Abigail, sì. Questo popolo ha un rapporto speciale con la magia, anche se la loro è diversa da quella usata dagli umani. Sono creature molto longeve, nonostante il loro ridotto periodo riproduttivo, tra l'altro molto più lento di quello degli umani. Per questo motivo persero la loro supremazia e furono relegati a un ruolo di secondo piano nel mondo. Quindi insomma, si sono riprodotti meno e hanno conquistato meno spazio, diciamo. Oggi esistono solo due enclavi elfiche, le Montagne Blu, i cui abitanti soffrono e muoiono di stenti, e Dol Blathanna, la Valle dei Fiori, governata dalla maga Enid Angleanna. È una colonia di Nilfgaard. Gli elfi sono una razza magnifica e longeva. Sì, questo in parte secondo me l'avevamo già letto. Ma si deve essere aggiunto qualcosa. Gli elfi non discutono della propria fede in presenza degli umani, perché ritengono che i barbari non sarebbero in grado di cogliere le sfumature filosofiche e mistiche della loro religione. Molte persone, dal canto loro, non danno alcuna importanza alle fedi degli elfi. È risaputo che alcuni elfi credono in Dana Medab, la dea madre, che pare sia un'incarnazione. Ah! Interessante che Melitele è il dio elfico! Gli elfi raccontano la storia di Lara Dorren e Cregan di Lod, una maga elfica e un mago umano, i leggendari amanti protagonisti della prima unione fra le due razze. Gli elfi sostengono che questa relazione dimostrava la possibilità di una coesistenza pacifica fra i due popoli, almeno finché gli umani non uccisero a tradimento il mago e cacciarono Lara. Questo gesto, secondo gli elfi, dimostrò l'ostilità, l'avidità e l'aggressività degli umani. Queste qualità barbare rendevano impossibile la coesistenza con loro. Fu così che la tragica fine dei due amanti diede inizio a una guerra che dura ancora oggi. Gli umani hanno una loro versione della leggenda di Lara Dorren e Cregan di Lod, che differisce molto da quella raccontata dagli elfi. Un elfa e un umano si innamorarono poco dopo la congiunzione delle sfere e l'ascesa degli umani. I leggendari amanti divennero il simbolo della coesistenza pacifica fra le due razze, finché alcuni elfi, gelosi delle attenzioni di Lara, uccisero a tradimento il barbaro
che aveva osato innamorarsi della loro compagna. Nella versione umana, Lara viene dipinta come una strega. La morte di Cregan diede inizio a molti tradimenti e macchinazioni contro gli umani, dunque la colpa dell'ostilità che regna oggi fra le due razze e degli elfi. Non saprei, eh. Il potere usato per lanciare gli incantesimi viene assorbito dagli elementi. La fonte migliore, ma al tempo stesso più pericolosa, è il fuoco. I maghi che si specializzano nella magia del fuoco tengono spesso un grande potere, ma a caro prezzo, rischiando dalle semplici bruciature fino alla morte arsi vivi. Il fuoco diventa la loro essenza e li rende vulnerabili all'acqua. Le autopsie non sono approvate universalmente dalle indagini criminali, tuttavia, gli esperti concordano sulla loro utilità per completare gli esami legali sui cadaveri, una volta sentiti i testimoni e interpellati gli specialisti. Può fornire informazioni preziose, infatti, sull'identità della vittima e sull'arma del delitto. Durante un'autopsia dovresti effettuare domande dettagliate in base alle tue conoscenze. Eliminando una a una tutte le ipotesi possibili, scoprirai che spesso la verità si nasconde dove ci si spaventa. Ma avevo già lette queste. Inconito, cuore, materiali. Anima del segugio. Una volta bevuta, questa pozione assegna un talento d'argento. Ah, che può essere usato per ottenere un potenziamento. Ah. I Witcher possono estrarre ingredienti anche dalle carcasse delle creature rare. Per creare questa pozione in grado di accentuare ulteriormente le mutazioni, è necessario il simbolo iridescente del mitico segugio infernale. È un unguento praticamente, sì. Le armi d'argento seminano distruzione fra tutte le bestie, ma potrebbero non essere sufficienti per abbattere i mostri più forti, nemmeno se impugnate da un cavaliere coraggioso. Esiste però una soluzione: risvegliare lo spirito della spada d'argento utilizzando l'unguento lunare chiamato Argentia. O Argentia. DM Jekan, Martin, Norano Kensakai, Magic Play, grazie. Odio questi sbadigli. Mazza, una granata. Gli abitanti di Zerricani adorano i draghi. Non c'è da stupirsi dunque che questa mistura, in grado di rilasciare una nube di gas infiammabile, porti il nome di queste bestie terrificante. Aia. Oh. Minchia, sono uscito di casa oggi un secondo e mi hanno appunto 800 insetti. Chiunque faccia detonare il sogno del drago evoca lo spirito della creatura stessa. Wow. Ok. In passato i maghi che collaboravano con i Witcher crearono questa pozione soprattutto per i combattimenti nei cimiteri e nelle cripte occupate da creature succhiasangue o che divoravano le budella delle loro vittime ancora vive. Sangue nero funziona solo quando il mostro inizia a cibarsi del corpo del Witcher. Il sangue alterato dalla pozione si rivela letale per chi lo beve. Porca miseria. Vigli enormi, che chi muore e altri insettoi subiscono notevoli danni dalle armi ricoperte di questo veleno inventato dai Witcher. Vulnerabili alle armi d'argento. Stile forte. Gli Al'Ghul cercano di atterrare le loro vittime per poi mangiarle vive. Ah beh, arriverà anche The Witcher 3, ragazzi. Arriverà assolutamente.
Gli Al Ghul sono ghoul che hanno divorato cadaveri per così tanti anni che ormai non riescono più a fare a meno della loro carne, tanto da arrivare a dare la caccia ai vivi. Si incontrano nelle cripte e sui campi di battaglia, spesso circondati dai ghoul. La gente comune non nota la differenza fra i necrofagi, al contrario dei Witcher, i quali sanno che gli Al Ghul sono avversari più aggressivi e difficili da battere. Archeospore. Ovviamente. Alcuni crimini sono così terribili che causano terrore fra la gente e offendono gli dèi. Minchia. Serio? Non credo. La malvagità di un criminale e la crudeltà delle sue azioni funzionano come una maledizione che dà origine all'archeospore. La bestia attacca creature innocenti con odio, cercando di fare giustizia. La gente comune definisce i basilischi i re dei deserti di Zerricania e spesso li scambia per le coccatrici. Si dice che questa bestia nutra un tale odio verso tutti gli organismi viventi che persino il suo respiro è velenoso, il suo sguardo è in grado di trasformare la vittima in pietra. Stando ai racconti, l'unico modo sicuro per uccidere un basilisco consiste nel puntare uno specchio contro i suoi occhi e per rifletterne lo sguardo mortale. I Witcher rispondono che è molto meglio frantumare lo specchio sulla testa della creatura. I cementauri sono creature rare. Si trovano sui campi di battaglia e nei cimiteri come gli altri necrofagi. Si è scritto molto sui Ghoul e sui Graveyr, dal momento che sono stati avvistati dalla gente comune in tempo di guerra o nei cimiteri. I cimitauri sono più rari, ma quando appaiono in una necropoli ne fanno il loro territorio. Tutti i Ghoul li rispettano e devono inchinarsi di fronte a loro. Queste sono cose che abbiamo trovato nei libri, ma... Sono necrofaghe che vivono nelle grotte e nelle rovine vicino agli inserimenti umani. Vengono chiamate spesso streghe notturne per via del loro aspetto e della loro cattiveria, simili a quelli delle vecchie megere. Queste creature si cibano di carne umana e anche se non disdegnano i cadaveri, preferiscono di più di altra cosa la carne fresca, possibilmente il cui sangue scorra ancora caldo. Le divoratrici vanno a caccia di notte unendosi in gruppi che i contadini chiamano sabba. Ovviamente. Amano ingannare le loro vittime e torturarle. Ma non è vero che volano a cavallo di una scopa e vivono in case di marzapane, come raccontano certe storie. Le piante mostruose note come Echinopse crescono in luoghi in cui si sono consumati crimini indicibili, ah ok, come le altre. Cercano di vendicarsi dei criminali, ma non risparmiano le vite dei poveri innocenti che hanno la sventura di entrare nel loro territorio. Quindi forse non è vero che cercano di vendicarsi di un cazzo. Golem. Un golem è una creatura fatta di roccia o di legno, portato alla vita da un mago e animato con l'uso della magia. Un giorno un mago distratto creò un golem, lo animò lanciandogli il tuono di Al'Zur e gli ordinò di portare l'acqua prima di immergersi completamente nei suoi studi. Il golem continuò a portare l'acqua incessantemente, giorno e notte, finché non solo la casa del mago, ma tutta la città furono allagate. Come potete capire, miei giovani studenti dell'arte, un uso improprio degli strumenti da lavoro e la mancanza di un addestramento elementare possono causare un disastro. Annabel Redfin, lezioni di sicurezza. Fantasia, sì. Decisamente. Una creatura mitica nata dalla magia. Solo un potente mago che conosce il lavoro di Al'Zur può evocare un Koshki. Lupo. Ah, esistono lupi mannari. Licantropi, ovvero esseri umani che mutano aspetto a causa di una maledizione che li ha colpiti. Vivono vicino agli insediamenti umani. Il barone Wolfstein si coprì il volto con le mani. Il cuore gli batteva troppo veloce. All'improvviso, l'odore del sangue di sua moglie e quello dei suoi bambini si fece più intenso. Il corpo del barone si gonfiò di muscoli e il suo nobile completo cadde stracciato sul pavimento di marmo. Alla faccia, abbiamo consumato molti Oren, ma abbiamo un sacco di informazioni. La strige è quella dell'introduzione. È una donna trasformata in un mostro a causa di una maledizione. Odia tutti gli esseri viventi che uccide e di cui poi si nutre. Una strige può tollerare la presenza di necrofagi. Di giorno si nasconde in un sarcofago nei corridoi abbandonati di una cripta. Le viverne vengono spesso confuse con draghi, purtroppo.
Sì, credo di saperne qualcosa. Non appena i contadini vedono un rettile avvicinarsi a un gregge di pecore, vanno nel panico. Essi si aspettano che sputi fuoco, massacri chiunque rapisca le vergini, anche se è vero che le viverne cacciano le pecore, non sputano fuoco né minacciano interi villaggi. Inoltre, non sono affatto interessate alle vergini. Le Wraith diurne infestano i campi coltivati e i prati. Appaiono sempre quando il sole è alto, sono spettri, ma conservano al tempo stesso un forte legame col mondo naturale. Sono creature nate dal sole di mezzogiorno, dalla malinconia e dal sudore dei contadini. Si riuniscono all'aria calda sopra i campi per danzare, creando dei vortici. Non amano essere spiate. Se qualcuno viene scoperto a spiarle, viene catturato e obbligato a danzare con loro. Le Wraith diurne smettono di danzare quando il sole tramonta e l'uomo rapito è già morto da tempo di paura e stanchezza. Coloro che vengono sorpresi a spiare queste Wraith danzanti rimangono accecati dalla luce lunare e vengono portati nel circolo dove sono costretti a danzare fino alla morte, trasformandosi a volte essi stessi in una Wraith notturna. Ah, carina che. Il locandiere è uno che non bada a spese nonostante annacqui abbondantemente la birra e i sottili materassi delle sue camere siano di solito infestati dai topi. L'ospedale intitolato al profeta Lebioda venne costruito sui resti di un vecchio tempio dedicato a Melitele. Tuttora al suo interno si trova una statua con tre corpi della dea. Lì lavorano le infermiere e le novizie che cercano di aiutare la gente colpita dalla peste. Non è un luogo piacevole, essendo pieno delle urla di chi soffre della puzza dei loro escrementi. I corpi di coloro che non sopravvivono alla malattia, la stragrande maggioranza, vengono gettati in una fossa dietro l'ospedale. Ogni tanto vengono bruciati in modo da non diffondere ulteriormente la piaga. Di recente, l'ordine della Rosa Fiammeggiante ha posto l'ospedale sotto la propria protezione. Il quartiere del Tempio di Visima ricorda una vecchia prostituta odiosa. Nonostante il suo aspetto ripugnante e il suo caratteraccio, offre la tentazione del divertimento proibito, ma senza complicazioni. Ci sono mendicanti a ogni angolo, personaggi equivoci, gente povera dallo sguardo torvo, non umani frustrati e, ovviamente, le signore. Di recente, il quartiere del Tempio di Visima è stato tagliato fuori dal resto del mondo per la minaccia di un'epidemia di peste. Le poche pattuglie di guardia cercano di non avventurarsi troppo nei suoi vicoli bui, che di notte sono teatro di ogni genere di efferatezze. Al centro del quartiere del Tempio di Visima si trova l'ospedale, l'unico posto dove i poveri e le vittime della peste possono chiedere aiuto. Accanto all'ospedale si trova il quartier generale dell'Ordine Rosa Fiammeggiante, impegnato nella lotta contro il crimine locale. Berengar mi è sfuggito ancora una volta. Si trovava a Visima, dove era stato ingaggiato da Kalkstein l'alchimista. Che puzza di. Ok. Il nano odia gli umani. Pare che abbia avuto la possibilità di vederli ridotti in miseria mentre faceva affari con loro. Kalkstein ha dei contatti con la malavita di Visima. Strano per un alchimista. Dipende quanti scrupoli si fa per ottenere materiali e test.
Raymond è una persona burbera e cinica. Si è infatti rifiutato di muovere un dito senza prima essere pagato, ma sembra anche un professionista serio e molto ben informato. Il capitano delle guardie cittadine si è rivelato innocente, ho le prove che non collaborava con i Salamandra. Ho incontrato Coleman sul ponte. Scopro che è la talpa di Vincent. Informazione estremamente utile. Devo andare dal locandiere, che sarà molto lieto di farsi carico della denuncia. Ma mi conviene davvero smascherare Coleman? Witcher! Sì, credo che lo smaschereremo. Shigurui Dono, Vincent Cooper, Vincenzo, Stelling, Arden Finnegan, Tyron. Grazie, Achille. Andiamo avanti in questa avventura, ragazzi. E grazie di tutto il supporto. Dang. I found Coleman. Oh, Ram's meat'll fancy knowing that. Track of him. I just met him to collect gold for a job. Shame. Coleman's been behaving strangely. I didn't notice anything unusual. Hmm? Well, tough. I was hoping you'd learn something. So long. Ci serve. Tenevo molto di più alla quest che a Coleman. Per fortuna ho avuto la scelta. Sono molto contento di averla avuta, ragazzi. Ok. Perfetto. È arrivato il momento di giocare davvero all'interno della nuova area di gioco. The brick shipment runs late. Allora. How's business? You think me a seller of turnips? I see. Ok. Allora. Partiamo con Don't frighten. You're doing. They're accustomed to me. Good luck. Va bene. You're good. You a witcher? You can't imagine the monsters I've seen. D
Tell me. I saw them suck the juices from a man. Pure evil. Watch yourself, Witcher. I will. Whoosh! The brick shipment runs neither to man nor redeem. No word from Yarn again. Where's my word? Allora, prima di andare sul traghetto, io voglio esplorare intorno adesso, prima di cambiare mappa. Quindi ora, forse quello ci avrebbe offerto un po' di codex qualora avessimo trovato qualcosa. Non avessimo comprato qualcosa, ma forse questo cancello non si apre, vero? Oh. Old Vizima. Beyond that gate, the Catriona plague kills dozens every day. I have a feeling the quarantine's useless. Ovviamente non è una buona idea. Che disastro quest'epoca. Questo. Questa ispirazione storica della peste è drammatica. Transport services at the best prices. Dante, grazie di cuore. Welcome back. Take me to the other side. Times are wasting. Made up your mind? Ready to go? Luchino, grazie del dono. How many times are you going to ask me that? To the swamp. Me l'ha chiesto una volta. Qual è il problema, Geralt? Cioè. Charon, grazie. Non è tornato indietro? No, mazza, coraggioso. Sembra un postaccio. Who are you? Ciao Vincent. A Witcher. Well, well. I thought Leo Bonhart had disposed of your kind. Never heard of him. Nor will you again. We all in this profession. Eventually meet someone better than us. What profession is that? Bounty hunter. What brings you here? Who was Bonhart? Old Leo was a legend. In some ways, he was like you. He killed without emotion. Just like you would kill a lame drowner. He was the best. Tall, slim man. One gaze from those empty eyes could break a man. Was he a mage? No. He slew some witchers. Those who riled the peasants. Magic tricks and witchers' reflexes proved useless against him. But he's dead. As they say, he hit a harder rock than he was himself. Yes. Take care, Witcher. Ok, vabbè. Ha incontrato una roccia più dura di quanto non fosse lui. I'm here about the notice. Finally. Got the hides? I'll return when I have the pelts. I'll be here. Farewell. Okay. Nonno. Focolare. Allora. Pozione. Ah, non ce l'ho questo, non posso ancora farlo. Un gatto. Antispettro. Gli altri non mi ci servono in realtà, onestamente. E poi allocco. Rondine non possiamo. Vabbè. Prova a fare una base migliore, cioè non prendere i materiali, ma mettere io manualmente qualcosa di migliore all'interno del marchingegno.
Ah, ok. Si lavora facendo il gabbiano bianco per poi potenziare le pozioni che già si hanno. Quindi. Io metto la base alchemica. Oppure vediamo un po'. Se io faccio per esempio. Ah! Si è sbloccata? Perché. Quindi non era che. Non mancava un materiale, mancava una base più forte. Questa è una cosa da tenere in grande considerazione. Non è per niente intuitivo, però. Traccia dell'aldilà. Wow, ho finito tutti i materiali. Damn. Alcune pozioni vogliono il gabbiano bianco come base. Ci sta. Good sir. Do you need a boat? Ok, nonno, dov'è il nonno? Non c'è più il nonno, eccolo. Hello, son. I'm not your son, Gramps. You guess my name. They call me Gramps around here. They call me all kinds of things. Mostly Geralt or Scabbed Freak. Well, people exaggerate. I don't see many scabs. No offense. None taken. But I'm likely to earn some trekking through this swamp. Yes? Tell me about the Mage's Tower. Why does it interest you? I need to get inside. An ambitious goal. And ambition is key in life. I'm too tired to explain everything, but I like you, son. I had a book about it somewhere. Maybe I'll show it to you sometime. Thanks, Gramps. I truly wonder if you'll succeed. What was that? A storm approaches, son. Beware of lightning. You're not making much sense. Listen to Gramps, son. My joints are stiff. A storm is coming. I'm looking for work. Ah, swords. I suspect I know the type of work you seek. Perhaps you could escort me to the chapel for my prayers. I'm old and no longer good at driving monsters off with my staff. I was thinking about paying work. Beh, dipende. But all right, I'll take you there. Può diventare un pagamento. Mi segue ora. Ok, allora. Ci sono. Se soltanto questo cellulare funzionasse. Andiamo di qua. Nonno? A posto, spada d'argento. Gruppo. Boom! Non è quello che. Non sono quelli che cerchiamo, insomma. Ah, hanno colori diversi, eh? Ah, questo è stato. Questo è morto sul colpo. Recently we celebrated the birth of triplets. A good omen. Va bene. Cave d'argilla, droner. Ma qui c'è un disastro, non è sopravvissuto nessuno. Nonno? Stai bene?
yourself. Nonno, sei avvelenato? Ti sei avvelenato da solo? Che stai facendo? Perché hai i teschi? Hai uno status negativo, non è che mi muore adesso. Clay pits. This is where those lunatics work. Huh. They look normal to me. Brickmakers pretend to be normal to strangers, yet they conceal their faith. Do you know those dimwits worship fish people? People believe in the strangest things. Yeah, but to worship slime-covered reptiles with bulging eyes. I, those Vodianoi can't even talk. You must communicate with them using objects. Care to elaborate? Humans communicate with fishoids by leaving objects on special altars. Each item has specific symbolic meaning and is read as an intention. The Vodianoi answer in the same manner. What kind of objects? Dunno and I don't care. You need to speak with one of the worshippers. But brickmakers don't divulge their knowledge to potential blasphemers. Ne sa parecchio, eh? People believe in the... Yeah, but to worship slime-covered reptiles with bulging eyes. I, those Vodianoi can't even talk. Care to elaborate? Humans communicate with fishoids. What? Okay. Interessante. Sarebbe forse curioso provare a lasciare un messaggio. Finalmente nuove... Enough! I've had enough! Vabbè, decimiamo, cioè, sterminiamoli. Stai calmo, nonno, tutto bene? Ok, per fortuna che abbiamo tutti i titoli a schermo, così vediamo se c'è qualche avversario che si muove dove non dovrebbe. Vabbè, un minimo di looting lo facciamo. Non mi sembra ci siano altri oggetti, c'è l'altare, nuove piante, quindi possibilmente materiali utili per prossime pozioni o e vendite e o scambi. Mirto bianco. E poi c'è questo altare. Non c'è nessuno a parlarcene, però c'era un mattonaio prima. C'era un mattonaio prima. People believe if it's a worship slime covered care to humans communicate with fishoids by what kind of don't know and I don't. Ok, non ce lo dice proprio niente. Vabbè, intanto lo portiamo a destinazione, poi torneremo a parlare. Oh, peppina. Ammazza che male che fa. No. Ma è ricominciata la partita da zero. Non c'è un salvataggio automatico? Ma dopo il traghetto non c'è stato un salvataggio? È la cosa più inconsistente che abbia mai visto. Ammazza che
Porcheria. Cioè, ti fai autosave quando entri nella locanda? Ma... quindi in pratica loro vorrebbero che si accumuli materiali in quantità industriali per fare pozioni per la palude, ovviamente. Se durassero di più lo farei. Ma durano forse abbastanza, specialmente con... posso provare. Certo, così adesso abbiamo perso molto progresso. Oddio, abbiamo anche chiacchierato e discusso molto. Ai ai ai. Eh sì, dobbiamo raggiungere l'incenerimento nello stile forte, ma ancora non l'abbiamo. Cambierà tutto, immagino. Ok. Pozioni. Mamma mia, che... cioè, è incredibile che non ci sia l'autosave quando ti siedi. Allora, gabbiano bianco. Crea. Anima del segugio. Gabbiano bianco. Gatto. Allocco. Antispettro. Poi. Ok. Poi. Mirto. Spada. Veloce. Boom boom. Boom boom. Bam. Facciamoli a pezzi. Via 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 fast. Morto. Enough. Non hai visto niente. Stiamo tutti qua a guardarci negli occhi. Ecco, venite tutti, venite tutti, venite tutti, venite tutti, venite tutti. Sto facendo un ragionamento da MMO, eh. Sto facendo kiting per fare la fila. Benvenuti alla strategia di Mike, il giocatore anziano che sa quel che fa. Eccoci qua. Ok. These boggy holes must be clay pits. Stai tranquillo. Vai. Poi. Pozioni in lista. Segugio infernale. Poi allocco. Bevi, bimbo, bevi. A posto. Andiamo. Stai, no, no, stai molto attento, per favore. Adesso. Ho qualcosa antitossicità? Vediamo un po'.
Rondine, lo bevi. Con quale range, senso di merda? Cosa mi sta colpendo? Sputa? Argentia. Quello si è avvelenato intanto. Non ho pozioni antiveleno, eh. Mannaggia. Va bene. Ma è semplicemente impossibile. Guarda che roba. Ma poi a range infinito. Cosa fa? Sputa senza... Ah no, sì, si vede. Sputa dei cosini. E ho capito. E che devo fare? Cioè, l'attacco a distanza? Ci arriva? Ma che? Non è che posso schivarle, eh? Ok. Well, this is weird. Prima ho provato a starle sotto. Non è stata una buona idea. Mi sembra strano che dopo tutto il level up che abbiamo fatto e il completismo io debba scappare da una pianta. Mi sembra molto strano che io debba scappare. No, merda. Non ho salvato di nuovo. Vabbè, ma non è un po' squillino? Non è un po'... Cioè, stiamo giocando a normale. Non è un po' sbilanciato il gioco? Capisco dover preparare le pozioni, ma non è a little bit too much? Visto che avremmo potuto andare diretti qua. No? Non so, eh. Devo un po' capire. Non esiste la parata. A sto punto le pozioni neanche le bevo. Cioè, me le tengo. Che mi frega. Questo è già di nuovo avvelenato. Spero che non abbia davvero effetti su di lui. E che ti devo dire? Scriviamole. Cioè, farà parte dell'ambiente, della lore, comunque dell'esperienza dover schivare certi mostri. Solo che ti attacca a distanza senza davvero la possibilità di schivare, salvo forse il talento delle frecce. Posso deviare quegli affari? Sarebbe divertente se fosse possibile. Cadavere mutilato. Una spada molto affilata, quindi non i droner. Eh sì, salverò spesso. Che, lo farò assolutamente. D'altronde significa anche che qui abbiamo un crimine molto efferato. Ecco qua. E allora ce la giochiamo in maniera meno roleplayosa e più GDR-osa. Si va dritti al punto. Via. Vediamo un po' se riesco a fregare il sistema. Not so much, eh? No, no. Bravo. Vieni, nonno. Niente strade. Ti preoccupa. Ora spruga fuori qua. Ce ne freghiamo. Oh, un morto affogato finalmente, dai.
Non posso colpirla da lontano con l'igni, purtroppo. Era il mio piano, ma ti smitraia. Merda, via, 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 via. Vieni, vieni, vieni. Ti pareva. Ma è completamente bullshit. Bevi una rondine, amico. Ok, forza. Mena di nuovo. L'importante è che non ci muore il nonno. Minchia! Amici, ma che cazzo è? Casta un po'. Porca miseria. Per carità, io apprezzo, ma... Listello, Denipatch, Mad Marcy, grazie. Grazie a tutti, ragazzi. Merda. Via. Ah. Dopo, dai. Prima salvo. Che succede? Ah, è arrivato il nonno? Here we are. Thank you, son. I'm not your son. I like you. Visit me sometime. I'll show you my books, serve you some tea, and goulash. You're a witcher, yes? I'm another of your kind recently. Oh. But he lacked courtesy. He demanded to know about the Circle of Elements. What about the Circle of Elements? It's a place of power devoted to the element of soil. The druids watch over it. Speak to them if you wish to know more. Another witcher? What can you tell me about him? Well, not much, son. He wandered about asking questions and looking like one with a sour stomach. I'm not so interested in that. Yeah, I know, I know. He feared something or someone. Spent most of his time near the pits where those village idiots burrow in clay. Thanks, Gramps. That helps. Sì, la traduzione non la commento neanche più. Tanto che non ci sia... Ah, quando muoiono lo fanno. Ok, finalmente posso raccogliere oggetti nuovi. Che è quello che volevo. Via! Ok. Con grande attenzione. Questo teletrasporto è magico o è uno strano quick travel made in
CD Projekt Red senza troppa chiarezza. Perché non c'è contesto. Aspetta, ti rubo tutto, poi ne parliamo. Sorry, I got lost in thought. I'm here about the note. You have Al. Not yet. Hurry. I punti di potere sono collegati come le ley lines. E che è successo? È successo? Ah, perché era il piano inferiore. E ora devo tornare a piedi? Ma è una merda. Ma perché? Poteva essere un'interazione speciale. Poteva essere qualcosa che portasse a... Vabbè. D'accordo, dai. Mr. Wolf, grazie, un anno. Vabbè, dai. D'accordo. Gli è uscita così. Sempre vibes da RPG Maker, comunque, incredibile. Traghettatore. Quindi il dialogo della palude ha senso solo quando fai questo salto. Allora, tu cosa volevi? Le pelli, quindi no. Quindi pelli, i droni, i morti affogati li abbiamo presi. Qui abbiamo trovato obelischi che però non possiamo utilizzare. E ci sono le cave d'argilla. C'è molto da fare qua, eh. Prima un po', ragazza povera. Infatti voglio saperne di più. Altrimenti gli ammazzo i cani, eh. Some treacherous, unscrupulous woodcutters live nearby. More elves in the area. I fear they plan some ill. Case enormi. Sto cercando di esplorare senza troppa lentezza, ma... If you have coin, I'll teach you to recognize the... How much? 50 orans. Honey will do too. My children love sweets, but I... ti dirò, io le so già le piante, però non si sa mai. Ho del miele. No. Vabbè, dai, ti do 2 lire, magari c'è anche un'altra erba che non conosco. Potrebbe esserci una fregatura. Oh. Would anything suffice besides honey? And let others think me neglectful of my family? I won't accept any luxuries unless a warm shawl for our long evenings, but tell none you gave it to me. Diavole un... Aspetta. Mio Dio, ma che cos'è? Ma sembra un film porno, ma di quelli low, very low, low tier. Va bene, o il roleplay, questo è il roleplay in camera da letto. I've nothing like that. Perhaps I can pay another way. 50 orans. Honey will do too. My children love sweets. Would anything... È un loop infinito. Ma ce l'ho lo scialle. Eccolo. Exactly what I thought. I'm listening. There's Begatic, a valuable plant used to produce hallucinogens. Sì, Max, grazie. Ordinarily a water plant, but here there's a type that grows on land with useful blossoms. There's also a special variety of fool's parsley. The leaves contain fibers used in weaving magical shirts. If a man transformed into a swan dons this shirt,
he'll regain his human form. If you venture out into the swamp, you are bound to encounter a plant known as crow's eye. To my eye, its form resembles the cypress. The roots of the crow's eye are large and have medicinal. Ma l'ho vista già, quindi. That's all I... Signora, mi aspettavo un risvolto diverso, lo ammetto. Mi ero coinvolto. Mi ero invero coinvolto, ma niente. Voglio i vostri segreti, però. Casa di Vasca. Ditemi se sono troppo scattoso nel progresso, ma voglio sfruttare bene le ore, perché a volte abbiamo dei blocchi, magari di lettura codex, eccetera, che non voglio siano stucchevole. A traveler from distant lands. He has lost something he now seeks. What shall I call you? Vasca, the village eldress. Geralt, witcher. What do the villagers do? We mine clay and produce bricks. I see none working. Hard times. Speak. What do witches do? We solve problems. Want to ask something? Sono pronto. No! Come ha fatto sta vecchia? Impazzisco, ragazzi. Impazzisco a 600 frame al secondo. Ma com'è possibile che abbia tutto sto culo? Passato, ma non ha neanche rischiato. Grazie, buon Ferragosto. No harm, grazie. No. Vabbè, poteva andare peggio, dai. Doppia coppia. Ok, intanto l'abbiamo umiliata. Non è vero, siamo pari a malapena. Cosa vende? Cibo. E allora vendo anch'io un po' di cibo, dai. Tanto il cibo non ci facciamo niente. Stasera dopo cena non c'è nulla, in effetti, no? Not today. Allora. Has another witcher been here, Berengar? He has, asking different questions about those alchemies. The alchemist Kolkstein must have sent him. Then we happened upon his gear in a clay pit, covered in blood. Thanks, Vasca. White-haired one. There were signs of fighting there, and not with monsters. He was attacked by men. Beware of flaming lizards and dry ones. I need you alive. Le cose veramente pericolose sono altre, signora. Do you have monster problems? Indeed. Creatures have made nests in the clay pits. Non più. What are they like? As if drowned, then resurrected. Drowners. I can finish them. We're poor folks. I can pay no more than 50 orans. That's enough.
Where are they? Towards the landing, but take the other road at the fork. At its end, you'll spot our tormentors. Want to ask? I've killed the drowners. You showed us mercy, yet I deceived you. I can offer no money, but you cannot leave unrewarded. Take this amulet. It's Kezath, the symbol of mercy. Will do. Wonderful. Now we prepare for the coming of the lords. Who are these lords? We worship them and receive the grace of those from the eternal deep. I keep thinking of the fish people. Esatto. How dare you? Those names offend the lords. Madonna mia. The what? I'd like to learn about the tower in the swamp. The one they call Gramps will satisfy your curiosity. Okay. Let's discuss a job. Please help. One of our children is missing. The boy has always returned quickly until now. Perhaps the water beast ate him. Blasphemy. The druids must have him to transform into a dryad. Ma. All right, I'll look for the boy. We could use more rain. E voi? The day is nigh when we shall sit by the Kalar Mokard. Ok. Quindi. Però il tempio dei voi di Anoy è in casa tua e. I'm still looking. Make haste. The waters will burst. Ok. Ma sta casa è un fognaio, cioè ci entrano tutti. Minchia, questi hanno i droni dentro casa? Polverisco di Mal'Caldat. Non posso metterci niente. Sono molto curioso di vedere cosa può succedere. Prezzemolo selvatico. Ok. I veri mostri. Obelisco, prezzemolo. Vecchia strada, cocò. Droner, droner. Mirto bianco. Casa del nonno. Andiamolo a trovare. Probabilmente uno stregone che ha assunto altre sembianze. Forse no. Overthinking? Non saprei. Beh, ha chiesto di aiutarci. No, era troppo spaventato dai mostri. Forbicina per... No! T'azzardare! Vabbè, te t'ammazzo che si tirari. La live durerà ancora poco più di mezz'ora sicuramente. Ok, Siegfried è soddisfatto, perfetto. Oh, finalmente le piante nuove, sono così emozionato. Porta. Mi fa piacere la... Ah, ho trovato il libro antico invitrovabile. What? Ok. 10 elementi mondani, 10 pietre angolari. Tutto è cominciato da qui. Alza lo sguardo, cercatore, cerca il tuo passato e troverai. Colui che conosce il tuo cammino possiede la saggezza e la condividerà con te se glielo chiederai. Un altro ha accumulato ricchezze incalcolabili, eppure conserva la compassione nel suo cuore. Nel tuo, in compenso, non alberga l'amore, che si trova invece nel cuore di chi conosce la pietà ed è in grado di amare. Un tempo cieco ora scava nella tua mente, nella tua memoria. Oscuro e pericoloso è il sentiero che conduce alla schiavitù del regno promesso. Dalla schiavitù al regno promesso. Una dea dai tre volti, vergine, madre e vecchia, Meritele. Tre facce, tre grazie, comprensione, potere e gloria, tutte raggiungibili tramite il sacrificio e la preghiera. La fondazione giace nelle profondità. Non farti tentare dai fuochi erranti. Sconfiggi la morte e sarai ricompensato.
La vittoria è garantita solo combattendo contro la sua sentinella, colui che guida attraverso tortuosi misteri ti offrirà la corona della conoscenza. Al termine del tuo cammino, la consapevolezza sarà tua. Allora capirai. Ciò che prima era sigillato ti si spancherà ancora davanti agli occhi. I 10 nomi sono: saggezza, Kokhma, compressione, Vena, amore, Kesath, compassione, Tipperath. Ma è Fetch Quest the game? Potere, Gevrath, vittoria, Nezta, Nezta, Za, sì, gloria, Oth, fondazione, Yezath, Malkad, Kethar. Cioè, devo far felici le persone per ottenere amuleti da mettere nei posti, negli obelischi. Nonno. The Fetcher, esatto. Arriveremo di nuovo alle 3 ore di durata, assolutamente. Skull and brain human? Yes. And the meat? That too. Plates. A mug. That don't get agitated. Listen to my reasons. Okay. What reasons might a cannibal have? You look pale. Care to eat something? Non c'è nessun dialogo in cui si ricorda che l'abbiamo conosciuto? Forse sì. I'm looking for a child, the brickmaker's little boy. What are you implying? Just asking if you've seen him. Well, I don't know anything about that. And I don't like children. I find that hard to believe. Pare che il nonno sia un cannibale. Why do you eat human flesh? Well, I enjoy it. It has health-giving qualities, and it tastes like chicken. Pound of human flesh provides the equivalent of... Spare me. Well, you asked. Well, I do follow certain rules. For instance, I never consume children. Truly praiseworthy. Well, no need for sarcasm. Well, occasionally I polish up a druid or a brickmaker, but I especially savor elf meat. It's aromatic, naturally infused with scents of roots and spices. What about dwarf meat? Oh, veiny and stringy. I believed I tasted it once, but in truth, I'm unsure it was dwarf meat. And to my embarrassment, I was forced to fight a drowner for it. The bloody scrap that was my share had little to identify it. Enough. As you wish, I'll say no more. You don't deserve to live. Well, you can always kill me, but I'm of greater use alive. I have vast knowledge, and I know this swamp well. I could be of assistance to you. Like I believe you. You'll flee as soon as I leave. No, I'm too old to run again. I'd not deceive you. You've come to the swamp on an important mission. Completing it must be of greater import than one old monster. Mark me, I hold answers to many questions. Ma mi dispiace, ho trovato il libro. I won't be swayed. Die, cannibal. Prova a scappa. Not now, son. Not now, son. Not now, son. Ok, nonno. Un'altra bestia è morta. Sì, ma... Che cazzo di posto è? Ci sono 800 piante della morte, dei peccati, potenza sconosciuta. Non è il caso.
Bevi? Perché non funziona? Bevi! Oh. Poi. Bevi! Madonna, non funziona sto coso. Bevi sta rondine! Ok, quanto dura sto buff? 20 minuti. Non miei, però. Dov'è l'allocco? Gatto... allocco. Vai! Allocco! Madonna mia, t'ho detto tasto destro! Bevila! Ok. F5. Molto bene. E ora... schiva i proiettili pazzi! Schiva i proiettili pazzi! Casta il fuoco! Presto! Sbrigati! Smettila di animare le cose! Ammazza tutto! Non funziona. Minchia, sto buff è terribile da vedere. Casta! Ti ho detto di castare! Come funziona il combat system di questo gioco? Ma ne escono in continuazione, sono infinite! Altro fuoco! Oh, il gioco mi deve premiare per tutto questo uso di pozioni, no? Mori? Devi morire! Io cerco di fare qualcosa al posto di scappare sempre dai mostri. Facciamo così, va? Togliamoci il pensiero. Con quella forte. Interrompe la combat solo ogni tanto. Ok, è morta. Ora. Fuoco alle polveri. Sciocco!
Cos'è un coccacidinium? Casta il fuoco! Mi ha avvelenato di no. Mi faccio uccidere. Ok, credo che... non ne valga la pena. E in The Witcher 1 non si può parare. Non è quel tipo di gioco in cui il combat è reale, nel senso è a turni più o meno. Eh sì, potrei andare a craftare delle bombe e provare, però... meh. Adesso io posso provare a fare hit and run. Ho anche messo il buff per schivare più attacchi, ma... ok. Ci difendiamo allo scudo. Ho una bomba già pronta, vediamo un po'. Cosa sembra una bomba in questo inventario? No, per usare il segno devo premere il tasto destro 3 volte tenendolo premuto sperando che funzioni. È un incubo. È uno slot rapido. Scarpa oggetto. Ah, eccola. Ok. Ci provo, vediamo un po'. Ah, me l'ha lanciata sui piedi. Oddio, che sta facendo sta bomba? Che ha fatto sta bomba? Non ha fatto niente. Non è una bomba esplosiva, esatto, sono immuni alla paura. Mi ha interrotto. Mi ha interrotto Igni? Mica sto ralenti è... poi ogni tanto è come se laggasse perché poi non posso curarmi, non esiste il tasto cura. Non è un MMO in cui hai le pozioni da bere. Ho già la rondine attiva ed è un regen, non posso curarmi. Semplicemente sembra essere un fight reso invincibile. Ho fatto 4 pozioni, no? Non ho l'unguento antipiante. Più di così? Cioè, che cosa posso aggiungere adesso? Posso buttare una runa. Non penso che tu possa bere rondini accumulabili, figurati. Ti pare? Vediamo un po'. Ora c'è il 40% di danni. Ci aggiungo il 20%. Funzionerà? Ma io non devo... Io non devo uccidere nulla di tutto questo. Sto cercando di valorizzare The Witcher. Che mi frega a me? No, il cibo fa schifo. Fa schifo. Non ti cura nulla. Cioè... ad andare avanti è facile, schivi tutto, che ti frega, tanto il gioco è facile. Solo che ci sono queste sfide che dovrebbero essere giocabili, no? Credo. Se ci sono. Ora è diventata una spada laser, in teoria. Vediamo un po' se ho tutto accumulato adesso. Ah no, mi ha cancellato la... bene. Mi ha cancellato un buff piuttosto che l'altro. Perfetto. Non mi interessa che manchino segni specifici. In questo punto della trama c'è questo segno. Nel senso, ho fatto completismo, eh. Ho fatto completismo, sono andato a casa del nonno. Cioè non è che ho detto, sai, non hai fatto nessuna quest.
Non hai esplorato. No, no, fa tutto. E ora ho bevuto tipo 4 pozioni, ragazzi. Direi che è abbastanza importante. Posso vediamo un po'. Adesso io ho rondine. No, non è cumulabile mai, dai, su. Allora, ora diamo fuoco a lei. Poi la meniamo. Stile forte. Incazzato come una bestia. Deve menare però. Non lei, lui. Oh, attacca un po'. Che sta facendo? Attacca sta pia... Sono molto imbarazzato per The Witcher in questo momento. Allora, quella forte è morta. Ammazzo questa, più 40% di danni. Sono avvelenato, sono morto. Dai, almeno una ammazzala. Almeno una. Almeno una ammazzala. Ok, via. Sto bene? No. Ripeto, molti di voi conoscono The Witcher, molti penso di no. Non ci si può curare in questo gioco. Puoi soltanto allontanarti e aspettare che il Regen faccia qualcosa. Vediamo. Risalvo. A sto punto facciamo un'altra strategia. Non ci buttiamo in mezzo tutti. Dai! Madonna, sto rallenti, non ti fa neanche capire. Io sto col tasto destro premuto, eh. Non casta gli incantesimi. Lo tengo premuto per tipo 8 secondi e poi devo riprovare. Vai. Aspetta, stile forte. Dai, più 40% di danni è tanto. Ho pensato di usare la torcia, in effetti. Però non credo che valga la pena ormai. Cioè, il bonus è troppo impari. Ok. Che cavolo è sta cosa d'effetto? Poi, fuoco. Dai, casta. Oh. Accumula un po', accumula un po', accumula ancora un po'. Boom. Ora è apparso il cocciadrillo coso. Dai, ammazzano il più possibile. Ok, ora vai a curarti. Non cura niente, posso bere un'altra rondine, eh? Non è cumulativo. No, non è cumulativo. Non abbiamo nessuna chance, ragazzi. Casta il fuoco, Dio buono, fallo! Ok, ne è morta un'altra, spero. Anch'io. Non è che mi stanno ancora hittando. Non esiste mai il momento in cui non lo fanno. E niente, è semplicemente... Posso provare a sconfiggere solo il boss? Ma non serve la pazienza, perché poi... cioè, la pazienza vuol dire stare qua 40 minuti per rifullarsi. Allora... lo stile di gruppo posso provarlo, ma non credo di colpire quelli intorno.
Cioè non c'è così tanto range, vedete? Casta sto cavolo di fuoco. Mamma mia, si bugga tutto. Casta il fuoco anche se non lo vedi. Eccolo il boss. Fa qualcosa. Attacca. Sta unlockato dagli attacchi. Non posso fare niente. Non c'è click, non c'è skill, non c'è niente. Non c'è abilità. Ho fatto una schivata, ho fatto il doppio click. Non attacca, non fa niente. Ammazzami, che te devo dire. Ok. Allora, io credo che questa sia virtualmente una sfida mal programmata. Non esistono neanche... Cioè, ho preso tutti i buff e tutte le pozioni. Ho tutto addosso. Unguenti non ne ho. Ho l'argentia ancora non usata, se dovevi craftarla. E io avrei potuto semplicemente non combatterla, eh. Però mi sembra un po' una cazzata, cioè. È tipo il peccato del nonno, il cannibale, cioè. Potrebbe esserci tanto da poter... Ora mi metto dietro l'albero per non essere colpito dall'amico. Gli casto niente, perché ho finito. Attacco. Ora sono avvelenato. Altra pianta morta. Qua è pieno zeppo. Non posso fare niente. Ma niente. Gli alberi parano quando gli va, quando gli va no. Ma non è neanche divertente stare dietro un albero ad aspettare con il rallenti il regen. Ogni tanto devia, ogni tanto no. Forse il fuoco le stordisce un po'. Ma che, non posso fare niente. Posso provare a evitare il... Devo evitare il veleno, è l'unica. E casta sto Igni, per l'amor di Dio, casta sta cosa. Mio Dio, è ingiocabile così con rallenti. Non vedi nulla, tutti i tuoi input non entrano. Che bello su un cadavere. Via. Non posso salvare in combat. Merda. Ora è uscito il mostro benefico impazzito. Igni, per favore, casta sto Igni. Ha fatto l'animazione ma non l'ha castato. Ora va a fuoco anche se non si è visto il fuoco. Va bene, ok. E mi ha avvelenato. No, è ovvio che ti ha avvelenato. Igni di nuovo, ti prego, fa un Igni, fa qualcosa. Madonna, i danni con il regen. Dai, forza, ammazzala. Ammazzala almeno questa. Per favore, ammazzala. No, sono morto io. Ah.
Troviamo la torcia. Ma io non mi sento in colpa, nel senso che virtualmente è molto... A meno che per il gioco tu non debba scappare qui. Ma già ne ho trovata una da sola e devo scappare comunque. Prendile però gli oggetti, prendere gli oggetti per favore. Ok. Vediamo un po'. Io non capisco nulla di questo combat system. Quando, cioè, che sta succedendo? Sta attaccando, sta venendo stordito. Guarda, comincia l'animazione, ora l'ha fatta, ha smesso. Ora è entrata. Ce la facciamo? Igni. Sono schivate, colpi, cos'è? Credo colpi, penso di star subendo colpi, ma non appare mai la combo. Fa qualcosa, videogioco, è il tuo cazzo di dovere! Fa qualcosa, mostrami un input, cioè, almeno in Neverwinter Nights c'era scritto in basso a destra, colpito, mancato, difeso, schivato, stordito. Qui non c'è scritto niente, devi immaginarti in sto mappazzone di quattro animazioni sbagliate, fuse da rallenti fra loro con i particellari viola, che sta succedendo? Ma che cazzo? Ma scrivimelo! Non si capisce una sega. Colpiscila, c'è la spadina! Ah, adesso ce l'ha fatta, attenzione. Una volta. Minchia, è arrivato il boss qua adesso? Ti prego, fammi videogiocare, dammi la possibilità di fare qualcosa, anche se è un GDR, anche se è a turni. Fammi vedere almeno come vanno sti turni. Mena, ammazzala, ammazzala per l'amor del signore degli Witcher. Che cos'è stata quella mossa? Che cos'è stata? Colpiscilo! Mamma mia, mori! Mi tengo le pozioni. No, no, non esiste, non ho stile forte, torcia. Ragazzi, è ingiocabile. Cioè, non è che devo mettermi ad ammazzare una pianta alla volta, entrare in casa, fare l'autosave, uscire, ammazzare l'altra pianta, entrare in casa, fare l'autosave, uscire, andare ad ammazzare l'altra pianta. Merda, dai. Semplicemente immaginiamo, volendo edulcorare, fare apologia, che questo sia un simbolo dei suoi peccati e tu non debba combatterlo, ovviamente, giusto? No, perché devi scappare dalle piante, Witcher. Vai a fanculo. Ok, va molto bene. Sì, non c'è bisogno di essere designer per capire che non è fatto proprio al top, eh? Ok, casa del nonno. Credenza. Proviamo tutto. Zero pozioni, sacco. Proviamo tutto. E adesso facciamo il giochino di ammazzarne uno alla volta. Estrai sta cozza di cosa, per favore.
c'è un focolare qua. Ah, ma resuscitano. Merda, sono terrorizzato dai fanboy nei commenti di YouTube. Non ce la farò. Diranno che è colpa mia. Io già sono stressato a sentire quelle stronzate. Qui non c'è strategia. Qui non c'è strategia. C'è sovrannumero di nemici che stordiscono a distanza, stunlockano e devi avere delle abilità che evidentemente non sono ancora accessibili qui. Pozioni antiveleno, potremmo forse farcene una se abbiamo troviamo un falò, ok, ma è forzatissimo, cioè... Che è? Non c'è neanche a muoverti! Poi io premo il tasto destro e... Ho chiesto di... Casta, Dio buono! Il tasto è il destro, non il sinistro! Perché non c'è più il boss? Vabbè. Per favore, casta. Ti pareva che non arrivava il veleno, merda. Quanto dura il veleno? Non si sa. Poco.
Minchia, cominciamo, eh. Va bene. Alla fine è l'allocco a farci vincere, nient'altro. Che strazio, mamma mia. Cos'è che ci fa danno? Cos'è che ci fa danno? Ah, c'era il veleno anche se non si vedeva. Ah, è morta. Va bene. Ah, è una quest. What? Ah no, ma perché è un trofeo? Perché Vincent li colleziona. Tutte le quest possibili e immaginabili. Abbiamo completato tutto tranne le pelle. Beh, ovviamente con i talenti d'argento riusciremo a schivare più di queste cose. Devieremo di più, insomma. Però, mamma mia, cosa non si deve fare nel combat design, santo Dio, nell'encounter design. No, 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 ragazzi, no. Mamma mia. Ah. Grazie delle coccole. Perfetto. Babini. Siamo nella palude. Siamo nella palude, siamo riusciti a superare questo, abbiamo ottenuto un trofeo, faremo un sacco di denaro, completato tre quest che andremo a riscuotere, giardiniere, Vincent e Kalkstein manca poco, mancano i goal e le pelli. Wow. Figo. Pessimo incontro, però intanto l'abbiamo sconfitto. Questo è il posto più infame di The Witcher 1, ok. Beh, ragazzi, voi siete rimasti a partecipare, a star carichi, a darmi energia, siete stati stupende. Grazie. Gli daremo in culo la testa di Corcidillum, così almeno gli daremo soddisfazione. Alla prossima. Grazie di cuore. Tanottero, Bigo, Stranger, Mint, Palk, Empathix, Capracolta, Mattefarn, Pincio, Etchu, Sierrar, che palle, Snipchit, Prismo, grazie. E a presto. Dopo questo è tutto in discesa. Yes!